Grazie. Quest'ultima audiolezione, molto breve, tratta invece del caos, possiamo dire rivoluzionario, scoppiato in Cecoslovacchia e a Mosca. Anche l'Est Europa comunque risentì del fermento rivoluzionario e diciamo di contestazione, non solo giovanile, dell'Occidente. Vediamo i due casi. In Cecoslovacchia, cuore dell'Europa centrale, dopo Yalta del 45, ormai con la Seconda Guerra Mondiale alle porte, la Cecoslovacchia entrò con il patto di Varsavia nel 1955 ed è proprio qui che si sviluppò quel movimento di riforma che aveva come slogan socialismo dal volto umano. Si cercò in Cecoslovacchia di attuare riforme come l'uguaglianza sociale, la libertà politica, il socialismo. Questo progetto iniziò con grande successo e alla guida ci fu un giovane leader del movimento riformista Dubček. L'azione di Dubček favorì quel fervore rivoluzionario che prese il nome storico di Primavera di Praga, una grande stagione di libertà e anche di grande diciamo, confronto di dialogo intellettuale. A Mosca, invece, il successore di Khrushchev, chi era Khrushchev? Era colui che aveva portato il processo di destalinizzazione. Successivo a Khrushchev fu Leonid, successore di Khrushchev fu Leonid Brezhnev, il riformista Brezhnev, il quale riteneva che l'azione rivoluzionaria di Praga potesse poi giungere fino a Mosca. Ecco che il 21 agosto, piena estate del 1968, le truppe del Patto di Varsavia entrano in Cecoslovacchia, o Cecoslovacchia che dir si voglia, e Dubček fu destituito. Imprigionato, destituito dalla sua carica, imprigionato proprio a Mosca e la sua, diciamo, azione rivoluzionaria fu immediatamente repressa, riportando in Cecoslovacchia diciamo, lo stabilirsi di una nuova dittatura. Ed ecco dunque che il modello dell'URSS agli occhi dei comunisti occidentali non è più quello di una volta. Ecco dunque che da questo momento in poi e sempre di più l'URSS non viene vista, come dicevo, come modello a cui ispirarsi, come modello di politica alla quale ispirarsi, bensì da questo momento in poi i comunisti occidentali daranno vita a quel processo che prenderà poi il nome di eurocomunismo.